Penso di sì. Soprannome? Sì. Ma che parola è? Come che è parola? È più obsoleto di un 286 con il DOS. Cioè? Sai quello dove scrivevi C due punti? Sì, sì, ho capito. Non c'è bisogno di fare tutta la lezione di informatica adesso, capito? A scuola si studiava MS-DOS. Io penso che ne avresti bisogno invece, per non parlare del tuo company lì. Ma che hai? Ce l'ha con me, scusi? Penso di sì. Paolo? Non ci se no. Comunque dicevo, nickname, si dice nickname o al massimo avatar. Nel caso di Paola 2.0, avatar, ma dai. Vabbè, qual è il nickname? Anzi, l'avatar di Paola 2.0 quando siete così, da soli. Soli, ma soli, soli. Poi da soli uno suda, puzza. Lo sai, no? Ma come? Come si fa, eh? Ma sì, ma poi scusa, noi stiamo parlando o stiamo chattando? Mi sentivo troppo solo, infatti. Stiamo parlando, Paolo. Ecco, ecco, guardalo adesso come se ne va, guarda. Però ha sempre questa storia, dai, poi non ho capito perché in chat uno non sarebbe da solo. Paolo, dai, non te ne andare, dai, stiamo chattando. Allora questo nickname di Paola Boom 2.0, ce lo vuoi dire non adesso? Posso. Questa è una cosa molto tera, non posso condividerla con tutti così. Sapete che sono un fan del file sharing, ma questo è troppo. Già, ma sei proprio innamorato allora, eh. Innamorato. Innamorato. Ma quella mi fa venire un disco rigido che tu non immagini neanche. Ma no, Paolo, che dici? Disco rigido? Sei uscito indurito dal programma. E niente, è andato via. A qualcuno piace presto.